Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio, io sono Francesco e oggi parleremo di un argomento molto interessante, un po' in ritardo però. Parliamo appunto di cosa posso parlare, il film, il nuovo film di Dragon Ball Super, visto che io amo da poco, in certo senso, è uscito il trailer. Ragazzi, se vedete qua dietro che si è avviato appena Fortnite, io l'ho visto nella telecamera, voi non avete visto niente. Comunque, iniziando a parlare del vero argomento di questo video, il fatto che è uscito questo film. Akira Toriyama l'aveva detto che doveva uscire un film verso dicembre che narrava delle storie che erano dopo il torneo del potere. Anche se in verità, ragazzi, sappiamo che classificare nel tempo i vari film non è molto corretto perché non sono canonici. Toriyama ha detto che questo film parlerà, ci darà una spiegazione sui Saiyan, approfondendo appunto questa razza. In più, andando a vedere il trailer, vediamo che comunque Goku si sta allenando, sta combattendo contro un altro Saiyan, visto che ha l'abbigliamento tipico del Saiyan, e quindi ne verrà introdotto un nuovo Saiyan. Come possiamo vedere, Goku ha uno stile di disegno diverso da quello che riusciamo a vedere anche in altri film, in generale ovviamente in Dragon Ball Super, oltre ad essere un disegno ovviamente migliore a livello tecnico, perché nei film ovviamente si hanno disegni migliori, ma in generale proprio lo stile grafico, come potete vedere, è cambiato e diciamo che non mi dispiace perché ha questa cosa un po' più giocosa, un po' più giocarellona. In più riusciamo a vedere dei dettagli che vi sto mettendo qui adesso in video di questo nemico. In più ultimamente è uscito anche la locandina, diciamo, di Goku in versione Super Saiyan, e come appunto abbiamo detto prima, ha questa versione più giocosa, più che sembra tornare al vecchio stile di Dragon Ball. Infatti assomiglia molto allo stile di Dragon Ball Z, e vediamo questo Goku Super Saiyan molto semplice, molto stilizzato. Continuando a parlare del nemico, non sappiamo molto, ma sappiamo intanto che ha la peluria. E questa è una cosa abbastanza interessante perché in primis sappiamo che è un Saiyan, perché ce l'ha detto Akira Toriyama dicendo che riusciremo a trovare un nemico il quale è il primo Super Saiyan God, che dovrebbe essere Yamoshi, e come ci ha detto Akira Toriyama è colui che è apparso quando Goku si è trasformato in Super Saiyan God, perché si vede un piccolo spirito che dovrebbe essere Yamoshi. E in più ancora ci hanno detto che praticamente quando Beerus nel sogno ha visto quel Super Saiyan God non era in realtà Goku ma era Yamoshi. Quindi questo, diciamo, è più o meno quello che sappiamo di questo Saiyan. Probabilmente sarà più forte di Goku, ma questo bisognerà spiegarlo in qualche modo, perché ragazzi, veramente, se mettiamo di nuovo ancora personaggi più forti di Goku dopo che Goku ha sbloccato l'impossibile e ha dei poteri incredibili, questo qua, diciamo, non ha né capo né coda. Anche perché come è stato fatto con Jiren, ok che è fortissimo, sono morti i suoi genitori, quindi ha voluto crescere, combattere, però ancora non viene spiegato perché è così forte, che allenamento ha fatto per diventare così potente. Quindi se magari mettono un personaggio più forte di Goku dopo che è arrivato a questo punto senza spiegarci il perché, solo perché è più forte, questa cosa non avrebbe molto senso. Quindi speriamo che almeno giustificano il modo per cui Yamoshi è diventato più forte di Goku. Magari sarebbe interessante una piccola teoria che abbiamo fatto noi due sul fatto che Yamoshi in verità fa parte di una razza Saiyan antica che era molto più forte della razza Saiyan normale. Però ragazzi, diciamo che non si riesce ancora a descrivere bene. Fatto sta che l'unica spiegazione che gli abbiamo dato è proprio questa, cioè che lui è un Saiyan antico, le quali forze superavano quelli dei Saiyan normali, e addirittura questo non aveva sbloccato il Super Saiyan come Bardock, ma addirittura il Super Saiyan God. Infatti non si spiegherebbe come una persona, un Saiyan così forte, e nella generazione successiva vediamo dei Saiyan molto scarsi, tipo Radish, ma comunque anche Vegeta all'inizio non è che fossero così forti. E quindi se originariamente abbiamo un Saiyan così forte, com'è che gli altri non hanno appreso queste tecniche? E questa è una cosa strana.
E quindi noi abbiamo in un certo senso ipotizzato che ci potessero essere originariamente due razze Saiyan. Una che diciamo è quella dove c'era Yamoshi e un'altra quella attuale. Solo che per una causa non sappiamo quale, magari quella di Yamoshi si è estinta e ora abbiamo questa dinastia Saiyan attuale. Capitanata ovviamente dal re Vegeta, oppure possiamo ipotizzare che vengano da altri universi. E ragazzi, di questa cosa di altri universi ne parleremo il prossimo giovedì. Parleremo infatti di una teoria che si basa su delle parole dette da C17 che ipotizzano la ricostruzione degli universi, degli originari 18 universi che c'erano nell'universo di Dragon Ball. Quindi riassumendo, questo nuovo film parlerà comunque della razza dei Saiyan e introdurrà questo nuovo Saiyan, che è appunto Yamoshi, le cui origini sono molto sconosciute, di cui non sappiamo molto, ma che sarà, diciamo, si pensa, uno dei nemici di Goku nel film. Ragazzi, noi non sappiamo che aspettarci, aspettiamo nuove cose che ci sbucano dal web e ovviamente ve le riferiremo il prima possibile. Per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video e ciao! Ciao!